L'attesa è stata lunghissima, ma alla fine Tommaso Lovati ha fatto il suo vero debutto stagionale in pista sul tracciato austriaco del Red Bull Ring, teatro del secondo round del campionato Formula 4 Series Central and Eastern Europe. Il giovane vicentino, reduce dalla positiva esperienza accumulata in occasione della prima gara della AZ Cup Series, disputatasi lo scorso mese sul circuito ungherese dell'Hungaroring, dove ha affinato il feeling con la monoposto che userà in questo 2022, salendo due volte sul podio nelle due gare disputate, ha ribadito la sua totale unione con la vettura di Lema Racing. Uno sfavillante inizio di stagione per Lovati, che anche sui saliscendi del Red Bull Ring ha preceduto molti avversari con prestazioni eccellenti, fin dalle sessioni di prova del venerdì, nelle quali è sempre stato in vetta alle classifiche in virtù dell'ottimo setup della sua Tatus T014, essendo in attesa della consegna della versione Gen 2. L'alfiere della scuderia Gas Racing si conferma al vertice anche in qualifica, ottenendo la pole position. In gara 1 una facile vittoria, macchiata dalla discutibile decisione della direzione gara che penalizza il driver di Villa Vicentina insieme ad altri piloti, retrocedendolo al secondo posto. Senza perdersi d'animo, il pilota del team Lema Racing ottiene una nuova pole position nella qualifica valida per gara 2, che vince a mani basse e senza discussioni, distanziando gli avversari di oltre 10 secondi, confermandosi così di essere un serio candidato al successo finale di campionato. Ma sentiamo dalla viva voce del pilota le sue sensazioni dopo il weekend austriaco. Ciao a tutti, sono Tommaso Lovati, pilota del team Lema Racing che corre nei due campionati di riferimento per quanto riguarda le vetture Formula 4 della generazione passata, ovvero il campionato italiano FX Pro Series e quello est europeo. Per quanto riguarda quello italiano, mi trovo in seconda posizione assoluta in classifica generale, in quanto degli avvenimenti sfortunati non mi hanno mai permesso di concludere la gara in prima posizione, anche se durante tutta la gara comunque avevamo dimostrato di essere lì con i primi. Mentre per quanto riguarda quello europeo, le uniche difficoltà riscontrate fin qui sono la messa a punto della macchina, che però grazie al team è sempre perfetta e mi hanno permesso di vincere tutte le gare fin qui disputate. Adesso i prossimi appuntamenti saranno a metà luglio in quel di Vallelunga e mentre a fine luglio sull'autodromo croato di Grobnik, dove ovviamente cercherò di dare il massimo, di farmi trovare pronto e finalmente portare a casa la prima vittoria nel campionato italiano e di consolidare ulteriormente la prima posizione in classifica in quello europeo. È stato un weekend come ogni volta in costante crescita, in quanto sia io sia il team siamo ancora alle prime armi con questa vettura e quindi ogni chilometro che facciamo ci serve per migliorare e ci fa sempre più avvicinare al limite. Infatti siamo partiti da un venerdì in cui non riuscivamo a portare a casa un tempo interessante, invece ci siamo trovati al qualifica del sabato in cui siamo riusciti a strappare la pole abbastanza facilmente anche con un discreto vantaggio sul secondo, che poi mi ha permesso di vincere la gara 1 del sabato pomeriggio. E stessa cosa si è ripetuta la domenica con qualifiche 2 e gara 2 amministrate con abbastanza facilità e quindi che mi hanno permesso di consolidare la prima posizione in campionato nella classifica generale. Dopo questa parentesi di velocità in pista, il prossimo appuntamento agonistico della scuderia Gas Racing sarà il Rally di Alba, valido quale quarta prova del campionato italiano Rally Sparco.